16 in punto, torniamo in diretta su Radio 1 Sport. Questa è l'edizione delle 16 di Radio 1 Sport News. Io sono Giorgio Matteoli e torniamo a parlare di sport e di calcio a tutti i livelli e in tanti ambiti. In particolare in questa edizione apriamo dando spazio a Matti per il calcio, quando un pallone aiuta a guardare oltre, quando in qualche modo il gioco del calcio diventa quasi un pretesto per superare i problemi che le persone possono affrontare in situazioni di vita molto particolari. Di questo parliamo di questa manifestazione che da oggi al 6 ottobre si svolge a Montecatini, la 12ª edizione di Matti per il calcio, e andiamo subito allora a collegarci con Roberto Rodio, responsabile comunicazione nazionale per il calcio della WISP. Roberto, sei con noi? Sì, buon pomeriggio, eccoci. Buon pomeriggio Roberto, allora sono 16 squadre interessate che si sfidano in due tempi da 40 minuti, in contemporanea in questo momento stanno per partire le prime due gare. Seguiamo allora con te il calcio d'inizio, il via di questa manifestazione. Sì, eccoci, io vi faccio sentire in diretta il fischio d'inizio e dopo scambiamo due parole. Eccoci, sono scese in campo l'Araba Felice con la maglia arancio e i Folletti 99 con la maglia rossa. La prima è una squadra che viene dalla WISP di Rovigo e l'altra squadra invece è abruzzese di Pescara. E ci sono tante realtà rappresentate, si va dalla Calabria alla Toscana, dalla Puglia all'Emilia Romagna, alla Sardegna, da tutta Italia sono arrivate queste 16 squadre che partecipano appunto a Matti per il calcio. E lo ricordiamo, è un'iniziativa questa voluta per celebrare lo sport come attività anche di unione, di svago, di gioco per persone con disagio mentale. Partecipano gli operatori, partecipano gli infermieri, partecipano persone di un mondo che è il nostro, ma noi non ce ne rendiamo conto ogni giorno, Roberto. Assolutamente sì, quello che la WISP, come dice il nome stesso, Unione Italiana Sport per Tutti, si prefigge è quello di dare la possibilità a tutti, davvero a tutti, di poter praticare uno sport. In questo caso il calcio, la palla che rotola, sono soltanto un pretesto per stare insieme, un pretesto molto bello. Il nome lo dice, Matti per il calcio, perché davvero siamo tutti matti di questo sport, e quindi questi tre giorni che WISP Nazionale Calcio organizza servono fondamentalmente per fare aggregazione, per stare insieme e poi anche per giocare a calcio. A fare pubblicità in un certo senso, a promuovere in un certo senso questa realtà sportiva eccezionale. È stato un film, è stato un libro, Crazy for Football, che nel 2017 ha riscontrato grande successo, ha raccontato quella storia meravigliosa di un gruppo di giocatori, di amici che si sono preparati al mondiale in Giappone, il primo mondiale per persone con problemi di salute mentale. Da quando è successo sono passati ormai circa 2 anni e la manifestazione, questa manifestazione Matti per il calcio, che già esisteva, adesso ha ancora più successo, è una realtà che si sta diffondendo sempre di più nel nostro paese e non solo. Assolutamente sì, la particolarità di questa manifestazione è che oltre ai ragazzi e anche alle ragazze, perché ci sono delle donne presenti affetti da disturbi psichici, ci sono anche degli operatori, dei medici, degli infermieri e anche dei parenti che decidono di prendere parte a questa manifestazione, perché l'integrazione è davvero una cosa molto importante. Il libro è stato probabilmente, come dire, una rampa di lancio, diciamo. Sì, assolutamente, però appunto, come dice il numero delle edizioni, essendo la 12ª, WISP aveva già visto un po' di tempo fa la possibilità di utilizzare lo sport come mezzo di integrazione. In tutto questo ovviamente, tornando all'edizione di quest'anno di Matti per il calcio, ricordiamo che si sta giocando all'impianto sportivo comunale di Montecatini Terme, sui due campi, lo stadio e l'antistadio di Montecatini Terme, e il fischio d'inizio l'abbiamo sentito insieme 4 minuti fa, ma si continua a giocare oggi, domani e poi sabato mattina. Ci saranno finali, finalissime, le premiazioni, quindi io direi che possiamo, soprattutto oltre ad invitare i nostri ascoltatori a seguire questo mondo, anche a partecipare, per chi dovesse essere da quelle parti, insomma tra domani e dopodomani, a partecipare a Matti per il calcio. Grazie allora a Roberto Rodio della WISP, responsabile comunicazione nazionale per il calcio, per essere stato con noi a promuovere Matti per il calcio. Grazie Roberto. Grazie a voi, buon pomeriggio.